Benvenuti in questo video nel quale illustreremo lo strumento Sutori, che aveva fino a qualche mese fa un altro nome, Istri, per sviluppare, per esempio, degli storytelling a sfondo storico. Questa è l'home page nella quale si possono vedere una serie di opzioni, per esempio le caratteristiche, oppure l'ambito education ed altri aspetti. Se scorriamo in basso, possiamo vedere alcuni lavori svolti dagli utenti. Uno, per esempio, su Pink Floyd, possiamo cliccarlo, di modo da avere già un'immagine di quello che può fare il sito. Ecco qua, questo è un breve lavoro su Pink Floyd, c'è un'immagine di copertina che è proprio la scansione del libretto, sembra del compact disc. E poi vediamo la struttura di un Sutori completo. Ha la struttura di un blog, cioè cronologico dall'alto al basso, e integra però non soltanto etichette di testo o di immagini come qui presenti, ma anche approfondimenti, did you know, e immagini naturalmente, e volendo, ed è l'aspetto che a noi interessa di più, dei video e, perché no, anche dei quiz a risposta multipla o di matching, di abbinamento, che gli stessi ragazzi possono compilare o ai quali possono rispondere. Questo, vedete, è un lavoro abbastanza ben strutturato. La linea del tempo è questa azzurra, questi pallini corrispondono a tutti gli inserimenti che ha fatto l'autore. In questo caso gli inserimenti sono immagini e testi, copertine, ma anche, come vedete qui, dei video. E ripercorrono in questo senso la storia del gruppo anche inserendo qua e là qualche curiosità che vedremo tra qualche istante si potrà inserire attraverso il menu di Did You Know. Ecco, in questo caso sta ripercorrendo la storia tramite immagini e approfondimenti del noto gruppo inglese, e notate che è un lavoro particolarmente elaborato. In questo caso non è uno storytelling, cioè non si sta raccontando una storia, si sta documentando la vita del gruppo attraverso i loro lavori, i loro album. Qui vediamo i riferimenti naturalmente ad Animals. E chi ha concepito questo Sutori lo ha fatto per sezioni e adesso noi le imposteremo, in questo caso sezione 7885, e quindi è cronologica e in un certo senso anche tematica. Questo è l'apparenza appunto che riesce a dare Sutori a un lavoro. Ora dobbiamo crearne uno noi, andiamo sull'home page di Sutori, eccola qui. Occorre avere un account, quindi essersi registrati, e avendo un account e cliccando su Sutori, si è nella dashboard, vale a dire nell'insieme dei nostri lavori. Clicchiamo su Crea una storia e questo è quello che ci appare. Prima cosa, dice, inserisci un'immagine di banner, un'immagine di copertina in un certo senso. Cliccando qui, il sito, vedete, è molto semplice, ci dà due opzioni. Trascina qui un'eventuale tua immagine, oppure dammi il link e io la incorporerò. Io scelgo questa seconda opzione, ho già scelto questa immagine di cui copio il link, lo incollo, ne faccio l'upload ed ecco che l'immagine è inserita a mo' di copertina. Poi cominciamo con la strutturazione vera e propria del nostro storytelling storico. Mi dice il programma, inserisci un titolo e io scrivo storytelling storico, perché in questo caso ho bisogno di uno storytelling che integri la linea del tempo. Quindi strumenti come Spark, strumenti come Tack non fanno al mio caso, ma mi servono strumenti che abbiano all'interno una linea del tempo evidente e sempre in primo piano, come appunto Sutori. Poi mi dice scrivi una breve introduzione, qui ci possono essere le indicazioni del docente, ecco qua. Faccio notare un semplicissimo editor di testo nel quale si può inserire il grassetto, il corsivo, il sottolineato, l'elenco puntato o un elenco puntato con i numeri. E poi inserisci un titolo e noi scriviamo titolo 1.
Ecco, se ora noi ci spostiamo con il mouse in questa ipotetica linea del tempo, vediamo che ovunque è presente un più e nel punto in cui a noi interessa, può essere una data, per esempio, un evento, clicchiamo e su Tori ci dà una serie di opzioni. Per esempio, possiamo inserire testo, scelta multipla, immagine, quiz di abbinamento, video, breve forum, un audio, un altro titolo e un'etichetta che è quella che vedevamo prima in verde di You Know, cioè lo sapevi che. Poniamo che il nostro primo inserimento sia un testo, e qui scriviamo ad esempio una data, 1989, caduta, muro, Berlino. Se vedete, in questa inserimento posso spostare tramite questo bottone la etichetta, posso spostarla anche a tutto schermo, posso eliminarla e posso anche però inserire dei link. In questo caso potrei inserire il link di una pagina, di un approfondimento storico o di un video sul tema. Ecco, poniamo di aver finito, se clicchiamo altrove l'etichetta è stata creata. Questo è dunque il nostro primo inserimento. Ora immaginiamo di voler fare un quiz su questo primo inserimento. Quindi clicchiamo sul più e andiamo su scelta multipla. Ecco qui, ci compare in viola quello che prima nell'esempio dei Pink Floyd non vedevamo, un menu nel quale è possibile modificare il testo del quiz. Eccolo qui, magari inserendo addirittura un'immagine o addirittura un video e con la stessa modalità dell'immagine banner iniziale e poi inserire eventuali risposte e risposta corretta. Il menu, anche in questo caso, può essere espanso se abbiamo bisogno di un'immagine molto grande oppure spostato più in alto o più in basso. Questo è comodo nel momento in cui alla fine, quando il progetto è completo, alcune schede possono essere inserite magari prima o dopo essere state già realizzate. Oppure, se ci accorgiamo che l'etichetta che abbiamo appena creato, il quiz in questo caso, non è idoneo, lo cancelliamo. Proseguendo, clicchiamo di nuovo su più e stavolta vogliamo inserire una sola immagine. In questo caso inseriremo un'immagine scriviamo muro di Berlino in Google, per esempio. Ecco qui, scegliamo proprio questa immagine. Questa immagine naturalmente ha un suo link ed ecco che qui incolliamo il link e questa immagine, dopo aver dato l'upload, viene automaticamente incorporata nella nostra linea del tempo. Sotto possiamo mettere oltre che i credits, cioè se li conosciamo chi ha fatto l'immagine, anche una descrizione o perché no l'anno, visto che stiamo componendo uno storytelling di natura storica. Proseguendo con la stessa identica modalità possiamo aggiungere un video, di nuovo, questa volta andiamo su YouTube, impostiamo una ricerca che è muro Berlino, questa volta ci interessa magari vedere com'era il muro prima della sua caduta, quindi scegliamo un video di questo tipo e lo inseriamo. Automaticamente su Tori lo incorporerà. Ecco qui. Come sempre possiamo spostarlo, possiamo anche metterlo a tutto schermo nell'ipotesi che serva a visualizzare meglio la risorsa. Dopo questo video possiamo inserire un quiz sul video, quindi più e di nuovo scelta multipla, per esempio. Oppure non ci interessa un quiz, vogliamo stimolare una discussione, quindi clicchiamo su forum. Ecco qui, in questo senso il programma ci dice inserisci una domanda che possa stimolare una discussione, quindi non viene integrato realmente un forum vero e proprio, è più che altro una domanda stimolo per riflettere attentamente sul video, sull'immagine o sul testo inserito. Oppure, stavolta immaginiamo di voler inserire un testo lungo. Quindi io sto andando nella pagina di Wikipedia dedicata al muro di Berlino, ne prendo una parte, eccola qui, e
e vediamo come è possibile inserire tramite text, stavolta un testo lungo. Ecco qui, il testo è inserito. Se io reputo che questo testo sia decisamente troppo lungo, infatti come vedete io ne ho selezionato una piccola parte di tutta la trattazione di Wikipedia, posso poi corredare questo mio ritaglio tramite un eventuale link, di modo tale che, ecco qui, i ragazzi possano, in questa maniera, ecco qui, eventualmente approfondire altrove, vale a dire nel sito di riferimento, il contenuto da me qui in parte selezionato. Poniamo che questo storytelling sia centrato su Il muro di Berlino, titolo 1, quindi per noi sarà Il muro di Berlino come era, e abbia però ora un'altra sezione, ecco qui, heading, che è Il muro di Berlino come è ora. In questo senso abbiamo fatto una linea del tempo intervallata però da due sezioni abbastanza evidenti. Qui si può sempre inserire tutto quello che dicevamo prima, per esempio una piccola curiosità, ecco di Dino, è graficamente e cromaticamente individuata come verde, di modo tale che subito al primo sguardo lo studente capisce che non si tratta di un magari materiale di studio, ma una semplice curiosità. Ecco qui, al termine del nostro lavoro, Sutori ci dice aggiungi conclusioni ed eventuali risorse, bibliografia, sitografia, e noi qui inseriamo, eccole qui, con le sempre stesse identiche modalità, tutto quello di cui abbiamo bisogno. Una volta terminato il lavoro andiamo su share, ecco qui ci segnala in rosso eventuali sezioni lasciate incomplete, e infatti dice in questo caso certi quiz sono rimasti incompleti, eccoli qui, e io quindi posso completarli, metto test, inseriamo domanda, risposta 1, risposta 2, ecco qui, ho scelto la risposta corretta, e in questo caso andiamo su share, e ora vedete che la condivisione e la pubblicazione è possibile. La schermata è molto chiara, ci dice che può essere anche subito condiviso su Google+, Facebook, Twitter, Mail, e per gli utenti Google Suite, G Suite, ex Google Apps for Education, è possibile integrare direttamente dentro Classroom, e questa è l'icona, il lavoro fatto. Questo è il link nel quale il nostro lavoro sarà pubblicato, e faccio notare anche che il titolo del link, il nome del link, riprende il nome del nostro lavoro. Lo abbiamo chiamato Storytelling Storico e questo è il suo link. Io infatti clicco su Done e ora vediamo, cliccando il link appena generato, come apparirà agli studenti, a un utente esterno. La visualizzazione non è troppo diversa da quello che abbiamo visto noi, eccolo qui. Semplicemente non ci sono poi all'interno le possibilità di inserire degli strumenti, perché questa è la visualizzazione lato discente, lato studente, in altre parole. Si possono poi anche, ecco qui, vedete, stampare, copiare la storia, eventualmente se ci sono altri nostri colleghi che hanno un account su Sutori, è possibile abilitare loro la modifica del nostro lavoro, per esempio dando loro un invito mediante la mail. Noi inseriremo la mail del collega e Sutori lo contatterà. Possiamo qui vedere anche nel nostro menu utente storie, e sono le storie che noi abbiamo creato. Ecco, storytelling storico è quello che abbiamo appena fatto. Gruppi, nell'ipotesi che noi come docenti abbiamo abilitato dei colleghi o perché no degli studenti alla collaborazione sui nostri lavori. Poi Esplora ci dà modo di vedere la scelta dell'editore di Sutori e anche di vedere, per esempio, altri lavori sviluppati dagli utenti. Qui la qualità è varia perché sono lavori fatti da utenti, alcuni più o meno esperti. Clicchiamo per esempio questo su Trump,
dedicato, vedete, ai primi 100 giorni. E qui vedete una immagine che ricorda molto quello che abbiamo fatto finora. Etichetta di immagine, testo, ecco qui. Quindi da questo si capisce abbastanza bene che Sutori può fare essenzialmente due cose. La prima è documentare con una linea del tempo degli eventi e su quegli eventi impostare eventuali domande. Oppure può essere usato, ed è proprio il caso nostro, come storytelling, magari storico, perché si può raccontare una storia attraverso l'inserimento, a quel punto non più di quiz, ma di immagini, video e testi, magari sviluppati dagli stessi ragazzi, che possono essere inseriti qui in un ordine sostanzialmente cronologico.